Salve popolo del web, ben ritrovati ad una nuova puntata di tutorial alla seconda serie. Quest'oggi vi mostrerò la realizzazione di un nodo di giunzione tra due materiali diversi o due materiali con diametro diverso. Il nodo si chiama Grinner to Grinner ed è il nodo che personalmente utilizzo quando vado ad applicare lo shock leader sulle mie canne. Difatti spesso pesco con della treccia fina in bobina, ci pesco sia nel caso io cali, perché la treccia non avendo elasticità non si dilata, per cui l'avviso della boccata sarà immediato, sia nel caso in cui peschi al lancio e abbia bisogno di raggiungere delle buone distanze, in quanto per avere uno stesso libraggio rapportato al nylon la treccia posso permettermi di averla di un diametro più piccolo, per cui una treccia fina è più aerodinamica di un nylon più grande. In entrambi i casi però, sia che cali sia che lanci, ho bisogno di uno shock leader che personalmente utilizzo in treccia, una buona treccia di 35 libbre, e il nodo che preferisco utilizzare per congiungere le mie due trecce di diametri diversi è appunto il Grinner to Grinner Knot. Trovo che sia un nodo di semplice realizzazione, quasi immediata nel caso in cui malauguratamente rompessimo lo shock leader in pesca, in quanto non è altro che lo stesso nodo rifatto per due volte sui due vari spezzoni di filo, con la particolarità che il filo di dimensione maggiore compie 4 spire o 5 su quello piccolo, e quello piccolo ne compie una o due in più rispetto all'altro. Ma adesso vi farò capire meglio e vi mostrerò la realizzazione.